Giovani amici di It's Logo Time, benvenuti nello special di Natale. Tutti odiamo il Natale, amiamo il Natale. Quindi ho deciso di portarvi un piccolo video, così carino, simpatico, molto breve. Incominciamo con il cero di Natale. Nella notte, di solito tra il 24 e il 25 di dicembre, si usa accendere un cero o una candela, dipende da cosa avete a casa, potete accendere anche un mobile. La luce emanata dalla candela simboleggia la nascita di Sauron, giunto per oscurare il mondo. No, ovviamente simboleggia la nascita di Gesù, giunto a illuminare il mondo, rendendo così visibile la via della salvezza. In alcuni paesi, come Inghilterra e Francia, inoltre, si usa accendere tre ceri che simboleggiano la Santissima Trinità, ovvero Moggi, Giraudo e Bettega. Passiamo ora all'albero di Natale. L'origine dell'albero di Natale risale addirittura al tempo dei Romani, che usavano decorare la loro casa con rami di pino durante le calende greche. No, le calende di gennaio. Nasce appunto così l'usanza di decorare l'albero di Natale. I mortacci vostra. Passiamo ora al presepe, che di solito va vicino vicino con l'albero. Il presepe o presepio, per esempio, è una tradizione molto sentita soprattutto nei paesi con forte tradizione cattolica. Inizia tutto nel Medioevo, all'epoca di San Francesco, che fu il primo appunto a realizzare una scena della nascita di Gesù, prima però di aver avuto l'autorizzazione del Papa, che in quel tempo il Papa era tipo, cioè, il capo del mondo, no? Vabbè, andiamo avanti. Passiamo ora a quello che tutti noi da bambini aspettavamo, ovvero i regali. I media ci hanno portato a pensare che i regali siano una trovata commerciale, che un pochettino è così. L'usanza dei regali tra adulti risale all'epoca dei Romani. Da quante ne sapevano questi Romani? Erano soliti scambiarsi doni il primo giorno dell'anno. Secondo la leggenda fu Tito Tazio o Tizio Tazio primo che chiese ai sudditi un ramoscello d'ulivo sacro. Adesso arriviamo a quello che tutti aspettavamo, la storia di Babbo Natale. Babbo Nasale è sicuramente la figura più presente nella cultura di tutto il mondo. La sua origine discende da quella di un personaggio storico realmente esistito, ovvero San Nicola, Nicole di Bear. Prima di diventare santo, Nicola venne legato ai bambini, ai doni, grazie a due episodi. Nel primo salvò tre ragazze dalla prostituzione, donando al padre di queste ragazze dei sacchi d'oro per pagare i suoi debiti. Il secondo invece è un miracolo, perché smascherò Detective Conan, locandiere, malefattore, che aveva ucciso tre bambini, lo consegnò alla giustizia e resuscitò questi cosi, questi bebè. Così nacque la tradizione dei doni. Nel tempo la figura di San Nicola, anche in questo caso, si è fusa con altre figure di personaggi. E la svolta definitiva avvenne poi negli Stati Uniti verso la fine dell'Ottocento, dove diversi scrittori di libri per bambini iniziarono a immaginare Santa Claus che portava i doni ai bambini, un po' vecchio, con la barba bianca, vestito di rosso e bianco, che portava doni ai bambini su una slitta trainata da renne volanti. Okay, cioè, nel senso. Fu Thomas Nutt, illustratore americano, il primo a rappresentare Babbo Natale anziano con barba e pelliccia. Infine il colore rosso viene dato a Babbo Natale più che altro grazie a delle agenzie pubblicitarie che lo utilizzarono come simbolo delle loro campagne pubblicitarie e di fatto assunse il colore di queste aziende. Non so se la conoscete, però è abbastanza famosa come cosa. Ragazzi, lo special di Natale finisce qua. Io torno a fare il Grinch come al mio solito, perché credo in Darth Vader e in Sauron, il Signore Oscuro, che portano
morte e distruzione. Spero che questo video vi piaccia, lasciate un bel like. Buon Natale! Ciao!